Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dal vostro intrattenitore. Allora, oggi un brevissimo tutorial su come disabilitare definitivamente Windows Update. In una maniera veramente drastica, non riceveremo più nessun tipo di aggiornamento legato a Windows, molto generalmente anche riguardante l'installazione di driver o la ricerca online sempre legata a Windows Update. Questo può essere utile anche per disabilitare molti processi legati ad esso, che possono occuparci ovviamente molta memoria, molta RAM. Allora, il processo è molto semplice. Andiamo sulla barra di ricerca di Windows 10 e scriviamo servizi. Dovremmo cliccare su questa iconcina qui e vedremo che ci comparirà una serie di scritte. Quindi questi qui sono tutti i servizi legati al nostro computer e bisognerà scendere in basso fino a quando vi sarà Windows Update. Basterà cliccare due volte e il tipo di avvio dovremo fare disabilitato, perché molti di noi avranno automatico, diciamo, preimpostato. Quindi con disabilitato non permetteremo al computer di ricercare aggiornamenti legati a Windows Update. Una maniera semplicissima per disabilitare questo, che può essere, diciamo, un fattore di fastidio per gli utilizzatori di Windows 10. Ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia stato utile e noi ci vediamo prestissimo con altri video. Ciao ragazzi!